scherza e gioca con Masha. Primo scherzo, la spazzola. Oggi ho deciso di fare un super scherzetto alla mia mamma. Dovete sapere che la mia mamma ci tiene molto ai suoi bei capelli biondi. Vuole sempre che siano luminosi, super profumati e belli in ordine. Così ho deciso che oggi le farò proprio un bello scherzetto. Per fare questo scherzo alla mamma mi servirà la sua spazzola preferita. Ora la prendo, eccola qui. Questa è la super spazzola che usa sempre la mia mamma tutti i giorni per pettinarsi. Bella, vero? Beh, ora non mi resta che metterci il tocco finale. Per completare questo scherzo, infatti, mi servirà della colla liquida. Ed ecco qui il vasetto di colla, proprio quello che serve a me per questo bello scherzetto. Ora ne andremo a versare un po' proprio sulla spazzola. Ed ecco qua la colla che andrà ad appoggiarsi proprio all'interno della nostra spazzola. Ovviamente se la colla è trasparente è ancora meglio, così si noterà ancora meno. Ecco fatto! Ora che è tutto pronto, non mi resta che andare a posizionare la spazzola in bagno e aspettare che la mamma decida di usare la spazzola. State un po' a vedere. Ah, questa mattina i miei capelli sono proprio arruffati. Mamma mia, ho proprio bisogno di dargli una bella spazzolata. Devo metterli un po' in ordine e renderli un po' più luminosi. Non riesco proprio a vedermi coi capelli così spettinati. Ah, ecco qui la mia spazzola. Ah, questa spazzola è eccezionale. Risolve tutti i miei problemi. Con lei i miei capelli diventano perfetti. Ecco qua. Ora non mi resta che darmi una bella spazzolata ai capelli. Ecco qua. Così. Ehi, ma questa mattina la spazzola ha qualcosa di diverso. Mamma mia, faccio così fatica a spazzolarmi i capelli. Ahi, ma mi sembra come di avere tantissimi nodi nei capelli. Ahi, mi sto tirando tutti i capelli. Ah, ma che succede? La spazzola è rimasta incastrata nei miei capelli. Accidenti, non riesco più a toglierla. Che disastro! I miei capelli sono orribili, orribili! Ma c'è qualcosa di strano, è impossibile, la mia spazzola non ha mai fatto così. Sono convinta che qui c'è di mezzo lo zampino di Masha. Masha! Cosa hai fatto alla mia spazzola per capelli? Ops, mi sa che la mamma non ha gradito tanto il mio scherzetto. Scherzetto riuscito alla perfezione. Secondo scherzo, i fiori. Oggi ho deciso di fare un super scherzetto alla mia amica Pamela. Dovete sapere che Pamela è allergica ai fiori e ogni volta che sente l'odore si riempie di puntini rossi e inizia a starnutire. È proprio buffa. Così, siccome oggi pomeriggio sarà qui a casa con me per giocare, ho deciso di organizzarle un bello scherzetto, molto, molto profumato. Per fare questo scherzo mi serviranno ovviamente dei fiori, che andrò a nascondere proprio dietro al divano. Lei non li vedrà, ma si accorgerà subito che c'è un odore un po' strano. Venite un po' con me che vi faccio vedere. Eccomi qui in salotto. Ora andrò a nascondere dei fiori proprio qui dietro al divano. State un po' a vedere che cosa succede. E da-dan! Ecco qui i fiori che ho nascosto dietro al divano. Ora non mi resta che rimettere a posto il divano e aspettare che arrivi Pamela.
lo scherzetto sta per iniziare! Ah, ecco qui! Questa è Pamela, finalmente è arrivata! Eccomi Pamela, vengo subito ad aprirti! Ciao Pamela, ben arrivata! Oh, ciao Masha, eccomi qui! Vieni Pamela, andiamo di là in salotto che ho preparato tutti i giochi per divertirci un po' insieme. Dai, seguimi! Arrivo Masha, arrivo! Ecco qua Pamela, come vedi è tutto pronto! Wow Masha, quanti giochi che hai preparato questa volta! Ce ne sono tantissimi! Dai, dai, iniziamo subito a giocare, non vedo l'ora! Ah, io voglio proprio giocare con i Minions! Sono i miei preferiti! Guarda com'è carino questo! Ehi Masha, ma è una mia impressione o c'è un odore un po' strano in questa stanza? Mamma mia, c'è un odore fortissimo! Sembra odore di fiori! Oh mamma mia! Ma no Pamela, cosa dici? Non c'è nessun odore di fiori! Come possono esserci dei fiori nel mio salotto? Ti sarai confusa? Ma Masha, io questo odore lo sento sempre di più! Masha, io credo di non sentirmi molto bene! C'è un odore fortissimo! Io sono allergica ai fiori! E se starnutisco vuol dire che da qualche parte c'è qualche fiore nascosto! Ma com'è possibile? Oh Masha, credo di non sentirmi affatto bene! Mi è venuto anche un gran prurito al viso! Oh mamma mia! Oh, io sento un odore di fiori che proviene da questa parte! Fammi un po' vedere! Ehi ma, qui dietro al divano è pieno di fiori! Ah, aiuto! Io sono allergica ai fiori! Che prurito! Che prurito! Masha! Lo sapevo che c'era di mezzo il tuo zampino! Perché hai nascosto dei fiori dietro al divano? Ora mi è tornata l'allergia! Beh, la pagherai per questo brutto scherzo, Masha! Me ne vado! Non è possibile! Ops, mi sa che non l'ha presa tanto bene! Poveri fiorellini innocenti! Beh, scherzetto riuscito alla perfezione! Terzo scherzo, il gelato. Senti Priscilla, è già un po' che stiamo guardando la televisione. Che ne dici se ci facciamo una bella merenda? A me è venuta una fame. Oh sì Masha, che bella idea che hai avuto. Anch'io ho proprio una gran fame. Benissimo, allora vado subito in cucina a preparare la nostra merenda. E che ne dici se ci mangiamo due bei gelati? Sì, Masha, è un'ottima idea. Perfetto. E immagino che tu ci voglia tanta panna montata sopra, vero? Oh sì, Masha, la panna montata è la mia preferita. Mi piacerebbe tantissimo. Allora, Priscilla, aspettami qui. Vado e torno in un baleno. Priscilla non lo sa, ma io ho in mente per lei un bello scherzetto. Ecco qui il gelato alla fragola che mi ha chiesto Priscilla. Ora però serve il tocco finale. Beh, ha detto che le piace tanto la panna montata e io la accontenterò. Solo che al posto della panna montata io metterò schiuma per capelli. Sembrerà uguale e lei se ne accorgerà solo quando l'avrà assaggiata. E ecco qui tanta panna montata e voilà, il gelato è pronto. Eccomi qui Priscilla con il tuo gelato. Ho messo tanta panna montata proprio come mi avevi chiesto.
Oh, grazie, Masha, sarà sicuramente buonissimo. Ho così fame. Ehi, ma Masha, ha un sapore terribile. Bleh, bleh, che schifo, che schifo. Masha, che cosa mi hai dato da mangiare? Questa non è panna montata. Hihi, hihi, scherzetto. Masha, me la pagherai per questo brutto scherzo.